Amica, è un po' too much questo Zoom. infatti. È un po' too much ancora. No, così è niente. Sei pronta? Aspetta, oddio, non mi 3, piace 2, 1, dobbiamo questo fare ciao a tutti a tutti. buco. Ok? Ciao a tutti a tutti! Benvenuti o bentornati in un nuovo video. Anche oggi non sono da sola, stiamo prendendo gusto. Finalmente! Finalmente abbiamo la Julie. Sono tornata sul tubo, Sono riuscita. ragazze. Ogni volta tanto si parla di cibo, guardate, è la prima che acconsente a tutto ciò. Quindi eccoci qua. E oggi, come avete letto dal titolo, proviamo le novità che ho trovato al supermercato, sostanzialmente. Prima ero una beauty, no? Una beauty influencer. Adesso invece appena si parla di cibo mi fiondo. Mi dice famo un tutorial? No. Ma se siete mania, arrivo. Abbiamo un po' di cose da provare, ovviamente. Adesso le metterò qua davanti così possiamo Di quelle che sono scegliere rimaste, bene. direi. C'è una cosa che ho chiesto a mia madre, di non mangiare i gelati nel freezer. Ora vi faccio vedere come me l'ha lasciati, ma ci arriveremo. Però almeno abbiamo capito qual è il suo preferito. Sì, guarda, Quindi abbiamo delle sicuro, aspettative esatto, alte. quello speriamo che ci piacerà. Poi avevo detto che non mi portavo niente a casa, ma in realtà ecco. già ho visto due cosine. Più cose dolci che salate, in realtà, mi Sì, sa, eh? sì. Perché alla fine mi sa che d'estate va di più il Però dolce. direi di Però? cominciare dalle cose che si squagliano. Ah, dal gelato. O dici di no? Ok, sì, Allora, intanto possiamo prendere uno. intanto prendiamo la scatola incriminata. Allora, ho preso questi, ok, che sono i cornetti della collezione Stellati. E questi qua dovrebbero essere ispirati appunto al cannolo siciliano. Wow. Mi sa che c'era anche qualche altro gusto. Se magari trovo l'immagine, ve le metto. E il problema è che mia madre l'ha aperti, quattro ce n'erano, uno ne è rimasto. Ho detto meno grazie che me ne hai lasciato almeno Per uno. fare il video, perché Per sennò dire. ora come Ok. l'assaggeremo? Mi dà per uno, Eh tu il sì, culo, io dai. la. Dai un mozzichino, perché in teoria dice granella di pistacchio, panna con ricotta, salsa all'arancia, Assaggiamo. cialda alla cannella! Ma come ti piace la cannella? No. Oh, ma stai scherzando? No, vabbè. Allora, intanto voglio cominciare a fare una piccola Ah, già si polemica. sta squagliando. Ok, Cosa? voglio Non ti cominciare a piace dire cosa? no, perché i gelati l'hanno fatti tutti i mignon? Quando ero piccola io, raga, tanti, tanti, tanti anni fa, cioè io beviamo un gelato, era una sleppa così. Adesso sono diventati, cioè, È perché un così ne prendi di mozzicoria. più, ne paghi di più, Ah, dice capito? È una. una Ok. strategia. Allora, posso dire Bello, d'aspetto. dai. Carino, anche se è un po' chimico il verde sopra, che Era salsa all'arancia, pensate. è? È Mi mischiato sembra al un po'. pistacchio. Non sento cannellosissima, però. Martina Caruso, tipo devi impegnare un po' di più, eh. Vabbè, io vado, però prima dobbiamo assaggiare E sopra e assaggia, poi il dai. sotto. Sento, se lo buttiamo, lei la sarà nera. Allora, aspetta, quando dopo un po' che passa? Ma sa di ricotta. E fai tipo. Si sente la ricotta. Ah, perché c'è la ricotta? E se no come fa il cannolo? Scusami. Volevo assaggiare la cialda io. È un po' cannellosa. Io assaggio quella sotto che c'è il cioccolato. Vediamo se ci sarà il No, cioccolato. è culetto! Guarda che vi giuro, è una golosa del cavolo. Ci sta? È buona? Ah, però di così ti piace la cialda. Cos'è che ti disturba? Cioè, io non la sento la cannella, che sì. Arriva dopo. Mi dico, mi aspettavo un gusto più deciso. È molto delicato in realtà. Arriva però, eh. Tipo la ricotta. Però lo preferirei quello originale? Onestamente no. No. Però ripensate alla cialda di cannella, perché chi piace la cannella? Leggera però, eh. Non vi No, era aspettate più pesante chissà. di questa. Allora, voto. Da 1 a 5. Aspetta, sì, ma complessivo, no? Eh sì, dai, un voto così generale. Allora, io do 3. Beh, alto 3 su Come? È 5. alto? Eh No, sì, allora io gli do 2. 1,5. Non è. Cioè, avevo proprio altissime aspettative. Ok, mia madre si mangia all'una alle 2 di notte, quindi Quindi dice, non ci ormai ha dici, capito non ci ha capito niente. niente. Però, no. Quindi, su una scala. Allora, su una scala da 1 a 5, se tu dai 1,5, io darei 1, allora. Perché a me non mi è piaciuto. Se non fosse per il cioccolato alla fine. Ci mettono apposta. Per Vabbè. rimediare, capito? Al danno Incalcinando. prima. Eh sì. Quindi andiamo con un altro gelato? Sì. No, non ho capito il gioco, gelato? Gelato, in tutti i sensi. Un nuovo Questo, a corpo. parte che è stupendo Mi perché è ispira lilla così. Bravi troppo. grafici, bravi ai grafici. Io ossessionata, lo sapete, dalle grafiche dei Beh, prodotti. questo ispira Questo qua l'ho tantissimo. preso pensando a te perché c'è scritto nocciola. Allora, in realtà lo so che pensando a te dovevo prendere tutto quello che c'era al caramello, sostanzialmente, ma a me fa Perché troppo, non è troppo, troppo cioccolato. schifetto. Non mi piace il Ma è caramello. Però caramello. ci sono un po' di versioni al caramello delle cose che ho preso, così giusto Ah, però per non l'ha preso informazione. No, ovviamente, cioè. questi chiusi, quindi non ispiravano alla madre superiore.
Però io direi di aprirne sempre uno. Sì, no, dai, per forza. Però questi sono più grandi, eh. Allora, sì, ne volevo prendere uno, però Manuela alla fine, certo. Quindi niente. Allora, questi sono più grandi. Ma a parte che non lo sai, ragazze, aprire. No, buone. Prima ti alza la lingua. È una bugia. Guardate, sembrano grandi. Ah, vabbè, perché c'è la puntina. Già mi sento ingannata, eh. Sì, cookie cone. Quindi proprio è il cono che è fatto tipo di biscotto, no? Guardate che carinello. Sopra tutte le praline. Questo dovrebbe essere biscottoso. Tipo, l'hai mai mangiato il Maxi Buono? Il è il mio preferito. È il mio preferito. Sa proprio di cookie dough. Proprio di impasto quello. Di biscotto, però. E mi sa che vedi queste cosettine qua. Assaggiamole. Tipo. Kind of. Gli assomigliano. Ok. Anche se sa più di nocciola. Io lo posso dare sopra il morso. Non ti piace? Magno, io. No, è io volevo assaggiare il cono come sempre, perché questo mettono sotto. Madonna, raga. Ma sta mio. Il cono sì. Secondo me se lo mangi tutto insieme. È rotondo. Ma che carino. Siamo nel momento della verità. No, questo non dovrebbe averci la puntina. Cioè, è proprio cicciotto. Voglio mangiare tutto. È la tua vita. Mm-hmm. Allora, questi promossi, direi. No, questo è più buono di quell'altro. 5. 5 su 5. No, dai, io mi tengo un po', tipo 3,5 su 5. È buono, ma non direi tra i gelati della mia vita, capito? Cioè, lo ricompreresti? Direi di sì. Io no. Il segreto è tutto buono. La salda qui. Ultimo gelato prima che si squaglia. Questo qui ai baiocchi. Allora, non so tu, ma a te ti sono mai piaciuti i baiocchi? No. A me ne ha. Anche li ho sempre dati molto secchi, però di gusto è sempre lo stesso. Biscotto, nocciola, queste cose così. Allora, questo dovrebbe essere appunto tipo doppio biscotto. Quindi ce ne stanno due. Vabbè, dai. Cioè, per una porzione che ne ha due. Allora, è carino, esatto. Sì, la crema è un po' più chiarina. Ci per carità, stare. Carino, eh. Vado. Vai. Lo vedo morbido, eh? La consistenza non sì. Poi io vado pazza per i gelati biscotto. Sì, questo è buono. Buonissimo. Cioè, la nocciola si sente? Tantissimo. Tantissimo. Mm-mm. Cioè, è proprio pungente, ti arriva proprio. Questo si becca un bel 5 più. È il più buono fino adesso, secondo me. Questo io 4,5, il mio voto più alto. Vabbè, lasciamelo un pezzetto. Buonino. Sono stata super bella. Questo è buono. Cioè, è piaciuto, comprate sicuro buoni. Ora dobbiamo provare qualcosa di salato, però. Mm-hmm. Perché sennò è un po' too much. Quale non vuoi prendere? Quello. Quale? No, scusa, guarda, quelle le devi provare prima o poi, Ma guarda, non sottovalutarle. No, iniziamo con queste perché dai. Hanno un gusto più, Se no poi mangiamo le altre e queste non le sentiamo più, capito? Me lo vuoi mettere il microfono qua, se faccio un ASMR? Queste qua. Non so se voi mi avete mai mangiato le patatine ai ceci, alle lenticchie. Mai, non sapevo neanche che esistessero. Però sono buonissime, appena ho visto le chipster alle lenticchie rosse con paprika dolce, cioè mi ha venduto la fantasy, ho detto no. C'è anche la versione solo col sale, ma ovviamente da brava golosa. In che senso solo col sale? Cioè chipster e sale? Sono chipster alle lenticchie senza aroma senza paprika, che era meglio. Buona. Però io ne assaggio tante in bocca, che una. Ma le chipster, a parte mi ero scordata che fossero in questa forma. Non voglio fare tutta l'educatina, io tante. Allora, non diresti mai che sono di lenticchie. A parte, arriva proprio alla fine. Senti ma che tipo ti rimane in paprika. Oddio, ma sa di pomodoro. Sì, un piccolo retrogusto. Non sa proprio di paprika, però rispetto alle chipster normali che sono più corpose, queste sono più leggere, le senti tipo più friabili. Sembrano nuvolette dei gamberi, però al pomodoro. Un po'. Allora, le lenticchie non si sentono. A paprika nemmeno, io sento un pomodoro piccante con l'origano. Sa di bruschetta. L'origano! Ma sa di origano, è vero? No, sa di bruschetta, pane bruscato. Non so dire. Cioè, mi piacciono, me le comprerei. Cioè, se tipo tu le versi in una ciotola, no? E non mi dici che gusto è, io non ci arriverei mai che sono lenticchie e paprika, mai. Ma presente quelle patatine del discount gusto pizza? Tipo gli anellini, quelle cose sempre. Così. Così. Però continuiamo a mangiarle, quindi. No, sa buone. Ci piacerebbe. Gli do un 4 solo perché non riesco a capire il gusto. Cioè. Allora, io gli do un 4,5, che mi sono piaciuto un sacco. Sotto salare. Altre patatine. Ci ho preso gusto. No, adesso già due. Facciamo un salato o un dolce. Allora, in realtà non credo sia proprio una novità, però io non l'avevo mai visti, quindi li volevo assaggiare. Io non vado pazza per gli Oreo. Non io impazzisco. Non mi piacciono. Questo però ho visto questi. Sicuro. Mia. Ho visto questi al brownie e ho detto
Proviamoli. Ma li trovati? Allora, vi dico, gran parte delle cose le trovate tipo al Carrefour. Pewex, Ipercop, questi così. Odore? Oddio, che buono, sa di brownies. Cioè, sa di cioccolato. Oddio, cioccolatoso. Tanto poi, eh? Vai. Ma li devo mangiare come li mangerei io, di solito? Tutto in creme? No, io no. Li apro così e li lecco. Cioè io... Noi in camera, per favore. Ah, vabbè. Lo mangio. È buono, io vado. Non mi piace. A me mi piacciono gli Oreo, sono troppo dolci. Finiscono le aprata. No, finiscono, punto. Top. 10. Non mi piace. Preferisco quelli normali a questo punto. O quelli alla cannella. Era un po' te. Sì, quella volta abbiamo fatto l'assaggio con mia sorella. Sì. No, era burro d'arachidi. No, burro d'arachidi salato era pazzesco. Però l'avevamo mangiati anche alla cannella, mi pare, ma. Bonico. Comunque io questi glielo darei un 5. 1, è il mio voto più basso. No, no. No, non buono, si può mangiare. Se vi piacciono gli Oreo e vi piacciono le cose dolci, sì. A te non ti piacciono i dolci, quindi. No. I dolci troppo dolci non mi piacciono. È come se vi dico non mi piace la pasta, che ne so, con troppa farina. Ma che c'entra? Ora salato, questo mi ispira. Queste sono le amiche chips. Oddio no, oh, il tartufo mi fa cagare. Non mi piace. Ma neanche l'odore, io mi sento male. Comunque assaggio in mente. Vabbè, non si sente. No, poteva veramente essere molto peggio come cosa. Il tartufo di solito non si sente niente. Cioè, sente poco di gas. Se le smuovi un pochino. Tipo quando ti buzzano i piedi, se muovi sotto le coperte. Ma neanche, senti. Che pizza. Però vi posso dire una cosa, disclaimer. Io adoro le amiche chips, proprio come sono fatte. Io no, perché sì, sono guardale. Troppo croccanti. Io le adoro. Sì, risvoltatine. Ah, tua, perché la mia, guarda com'è, cioè. No, però, allora, l'odore non è male. A me piace il tartufo, mi piacciono i funghi, tutto quello che è così. Allora, dai, che c'è una colina, io me la metto in bocca. In bocca si sente. Si sente tantissimo. È super artificiale come gusto. Qualcosa ce l'ha del tartufo. Probabilmente se me le mettessero lì e non mi dicessero niente, ci penserei. Cavola, mo non so se a me perché non piace, ma si sente tanto. No, pure perché non ti piace. Questo me le finirei. No. Quindi tutto, No. Però perché non ti piace. Lo so, non mi piace proprio. Ma poi non mi piace mica chips, è troppo croccante. A me piace la patatina più taglio più fino. No, io esco pazzo. Tutto mi piace di questa patatina. Vabbè, basta, chiudi sta bomba orologeria qua, ma che è? Posso, no, non ci posso idratarmi prima. Idratati, ma non ci credo che è successa sta cosa. Ragazzi, questo è il Carrefour. Allora. E aspetta, ci stanno altri gusti. No. Cioccolato, cioccolato bianco, nocciola, okay. Caramello. No. No, caramello no. Allora vi dico la verità, le tortine della Loacker sono tra i miei dolci preferiti. Il burro d'arachidi è un qualcosa che a me mi fa volare, mi ricorderà tipo un coso, un Reese's. Ma bianche l'ho assaggiate e mi fanno volare. Le classiche sono le mie preferite. Non sapevo esistesse la versione. Sì, hanno aggiunto i gusti questi nuovi. Ok, ecco qua che gioco. Anche questo. Neanche il tempo. No, questo no. È il burro d'arachidi. Questo andranno via con me. Questo è il burro d'arachidi. Tu stai in keto, giusto? No, non sto in keto, ma sto sicuramente a dieta. Quindi vengono con me a casa. No, vi giuro, appena l'ho visto ho detto cosa. Cioè, il burro d'arachidi è la vita. Allora. C'è scritto con il 17% di pasta di arachidi. Vediamo. Pasta. Cioè, deve essere bella piena allora. Perdona. Vabbè, amo, ma le tortine lo ha che sono una garanzia. E io non mai mangiate. Ma che stai di? Perché non mai mangiate? Non hai mai assaggiato una tortina? No, vabbè, ma l'hai già vissuto fino a mo'. A dieta. Sei pronta? Sì. Ho grandi aspettative, eh. È mallapposo. Ma quindi che allora, no, allora il burro d'arachidi è mallapposo di suo. Cioè quando ti fa. Ragazzi, avete presente? Però, aspettate, piccolo focus. Immaginate la cosa più buona del mondo. È lei. Eccola. Cioè, pensavo ce ne fosse di più dentro, ma è giusto. Bocca, ma... Con il buffer. No, è buona. Secondo me se la mettete al frigo questa è buonissima. Quando viene un po' più crunchy, perché è troppo morbidosa, non so. Allora, non è super dolce. Questa cosa l'apprezzo, perché ovviamente essendoci il burro d'arachidi un po' ti dà quella spinta di salatino, lo senti, no? Un po'. Però pensavo... Cioè, cioccolato e burro d'arachidi, vabbè, è una garanzia. Col bufferino, però se il buffer fosse stato più scrocchierello... Io ho fatto tipo un'esperienza sensoriale. Ho sentito molti proprio tutti i miei sensi che si avvolgevano in questo burro d'arachidi. No, raga, top. Cioè, io penso questa sarà un 20. No, buono, buono. Questo cioè, è più del 5. Vi dico che dopo... Ma vado a comprare. Buone, per me
3. Oh, 3 su 5. Ah, no, è basso 3 su 5 per lei. Oh, cioè, è un dolce buono. Non mi fa impazzire. Tu sei il dolce sul mio salato. Allora, dovrei alzarmi, andare via e... Era una dichiarazione di amore. T'hai detto? No, non ti ho sentito. No, non sono abituata. Una volta all'anno. Solo una volta mi hai detto di voglio bene in 20 sei anni. Sei dolce sul mio salato. Oh my god. Comunque, certo, tartufo e cioccolato. Ma sai che vi devo dire, però veramente non mi ha fatto volare. No, volare, sei matta, sei matta perché la vita mia, che sei matta, cioè. Allora, ci rimangono due cose, una dolce e una salata. Il problema è che quella dolce non si può usare da sola. Ma no, con... ma come facciamo? Eh sì, basta prendere un bicchiere di latte. Lo vado a prendere. Allora, Ilaria, questo è un piccolo disclaimer che io voglio lasciarti. Io non vengo videogenica, non so perché c'è dal vivo, sono così bella. Faccio girare anche i San Pietrini di Roma. Fai video. Sono andata a prendere il nostro latte, ovviamente senza lattosio, che non vogliamo incidenti. Dopo insomma, questa roba, infatti non è che facevo un soldo di bello. No, ecco. Quando io vado al bar la mattina serve un cappuccino molto chiaro senza lattosio e una bomba alla crema, ecco. Quello signor, ma già senso. Ma esatto, fatti cavoli tua. Questa cosa la devo troppo prendere. C'è anche la fragola, come giusto che sia. La fragola sarà chiusa. Che sono questi? Beh, perché questo? I polaretti. Le cannucce, quelle che appunto bevi con latte, hai dei polaretti, non le avevo mai viste. Giulia ha avuto un'infanzia bruttissima se non ha mai mangiato una di quelle cose. No, ma non capisco neanche che vuol dire. Cioè, nel bicchiere la si utilizza in un modo. Adesso ti faccio vedere. È una cannuccetta, no? Che dentro c'ha tutte le palline. E che te vanno le palline in bocca? Mentre bevi tu le cose. Ma io oggi è già il bubble tea che fa sta cosa. Quindi, che... mentre che tu bevi il latte, si scioglie il cioccolato. L'odore. Senti, come trovare le palline in bocca? No, perché poi ti diventa, passando il latte dentro, a te arriva il cioccolato. Ma le palline in bocca non ti ci vanno? Secondo me per i bambini è divertente e simpatica. Vabbè, buona, ammazza. Quink. Ma sai di che sta? Del latte di squid, quella che marca è molto delicatina. Dolphin. E te è dolce, no, con le polaretti. Quella tu sei vitamina D. Sì, ma con Polar sorpresa. Dove sta sta sorpresa? Wow. Ma questo l'ha fatto Jenny sul braccio. L'ho visto che una tazza gliel'ha fatta Jenny. E probabilmente allora aveva preso una di queste cose. Però a Salvatore non piacciono. Vabbè, perché a lui piace il panino comunque. Con i view con i star. Guarda, adesso ce li ho veri. Da piccola li facevo però. Allora, questo gli do. È stata una rivelazione. In realtà però potrei berlo il latte così. Ah. Perché sa di... trasforma il latte. È una magia proprio. Sì, è delicato nel senso. No, si sente che... Tu neanche lo zucchero ci hai messo nel latte, no? No. Dai, cavolo, è dolce. Passi in palline, insomma. Appunto, ti dico, nel senso che una cannuccia alla fine ti dà dolcezza, aroma. Io a mia figlia la comprerei. A Chloe Aaron. Guarda, ti dico la verità, 3 e mezzo ci sta. Perché è buono. 2 e mezzo, proprio forse, metà per l'impegno. Forse. Con il latte caldo si scioglie meglio. Ah, beh, quello è poco ma sicuro. Ah, c'è scritto, metti la cannuccia nel latte preferibilmente tiepido. Però tiepido. Loro non si scompongono. No, esatto. Puoi usare. Puoi andare sia a poco. Questo gallo, quello sicuro è la tiepido. Allora, l'ultima cosa che secondo me è la mia preferita, perché io scopazza per queste cose. Ma che cos'è? Che è mostrata? Allora, a parte questa marca non l'avevo mai vista. È super elegante. Esatto. Cioè, è proprio tipo inglese. Sembra una cosa carinissima. Ed è la patatina al senape e miele. Credo sia francese. A parte by Rubio, Chef Rubio. Ma no, non penso che sia quel Rubio. Ma certo. Ah, made in Spain. Cioè, si è fatto in Spagna, come può essere arrivato lì? Perdonami. Scusa, perché allora quella, come si chiamava qua, Simona? Mangi da un gelato italiano. Ma che c'entra? Ma perché tu non sei andata in Corea? E che c'entra? Cioè, mica c'è la mia faccia sul soju, cioè, Rubio. Vai Rubio. Oddio, no. Oddio, quanto le pagate? Tanto? No. Perché pure si sente la qualità. Si vedi che è duro. Beh, allora, più delle patatine normali. Le patatine sono tagliate in una maniera grossa. Molto bella. Grossa però. Sì, poi sono belle colorate. Si sente tantissimo la mostarda. Per niente. Per me è leggerissimo, cioè. Io ne mangio tanta di senape. Ok, mi piace proprio. Dopo il bevante, secondo me la bocca te la cosa, no? Un sacco salate. Tantissimo. Allora, Ilaria, devi sapere che i dolci sono dolci. Le patatine sono buone perché sono salate. Cioè,
Non sempre, ma non tu dici, vero. Ma te sta dieta che sta a far male, cioè. Io ho fatto il romanzo tutte queste schifezze insieme. O ti piace più questa consistenza di patatina rispetto a quella lì? Mm-hmm. Invece a me no. Però questa è buona perché si sente tipo che la senape è buona. Si sentono che sono patatine e si vedono pure costose, cioè. Cioè sono comunque high brand chips, queste qui. Sono belle doppie tipo. Sono cicciottelle. Allora io gli do 5. 4 e mezzo perché un po' di l'ho criticate. Quindi non sarebbe etica come cosa. Dai, buono, non ne so quasi niente. Quindi le ricompreresti? Le rivalutate? Beh, dipende quanto costano. Quelle della Chipster 1,20. No. 2,60. Non siamo arrivati a 3 euro, dai. Più di una patatina normale, però. Finiamo sto video, perché stai continuando a mangiare? Quindi, questi erano tutti. Sono finito. Quindi questo era il nostro video assaggi. Spero vi abbiamo tenuto sicuramente un po' di compagnia. Speriamo. Agli amanti degli ASMR, la prossima volta me ne metto un microfonino qua. La prossima volta ci agghindiamo, esatto, meglio. E cominciamo a fare proprio il crunch. Crunch. Io sarei, queste cose mi piacciono. Lo volete vedere? Ragazzi, fateci sapere se volete vedere un video ASMR di assaggi. No, proprio eating show. Cioè noi non parliamo, mangiamo soltanto. Fateci sapere qua sotto qual è la cosa che vi è piaciuta di più, quale vorreste provare, se l'avete già mangiate, ovviamente. Certo, toccati il naso, se no non ti sposi. Allora via! Speriamo in futuro di farne altri. Ah, non è vero, perché io non ci sono poi questi mesi, quindi questo sarà il primo. No dai, magari riusciamo a farne un altro. Magari vengo in Corea. Mi raggiungi in Corea? Ma che ci vengo, eh? Vabbè, a me non è mio, però poi io, sai, un giorno. Sì, certo, ti fai 13 ore di volo per salire in aereo. Vengo, mi vado a prendere lì poi il maschere. Cioè, neanche a vedere me. La prima cosa che ho detto. Ti porto Ami a salutare e poi io e Amarok. Vedremo come andrà a finire questa storia. Nel prossimo episodio sapremo i risultati. Là, Giulia volerà mai in Corea? Story time, Giulia volerà in Corea. Detto ciò, vi mandiamo un bacio grande, ragazzi. Buona estate, divertitevi. E diventate abbronzate come me. Non come me. Ma pensavo che era il braccio e la camicia. Vabbè, ciao, alla prossima.